Ciao a tutti, spero che voi tutti stiate bene in questo momento e benvenuti in un nuovo video sul mio canale Jog Lang Journal, dove condivido le mie passioni per la geografia, le lingue, il giornalismo. In questo video va a essere molto speciale perché sarà la prima volta che pratico molto il mio canale sul mio canale. Alcuni mesi fa ho parlato con il mio amico brasiliano, Victor, un bravo amico, dove abbiamo provato a parlare un po' di italiano, ma quella volta non potevo parlare così bene, non potevo parlare tanto. Quindi in questo video vai a essere una sfida per me, perché non ho mai prodotto un video tutto in italiano. Quindi vedremo come va il mio apprendimento dell'italiano. Quindi, prima di tutto, voglio parlare di perché io ho deciso di imparare l'italiano. Quindi, io sempre ho voluto imparare l'italiano, sempre mi è piaciuta questa lingua. Sempre ho pensato che questa lingua sia molto molto bella, molto romantica. Sempre ho amato moltissime cose dell'Italia, della cultura italiana. Quindi sempre mi è piaciuto il calcio italiano, per esempio. Io amo la cucina italiana, la pizza, la pasta, queste cose soprattutto. E una cosa interessante per me era quando io ero in Spagna durante il mio anno all'estero. Per esempio, io ho conosciuto moltissimi italiani, soprattutto molti italiani nella mia classe dello spagnolo, che era molto interessante. Io ho fatto un amico fantastico italiano, pure, quindi io avevo molta motivazione essenzialmente per imparare questa lingua, ma era molto 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 bizzarro, perché io avevo pensato che quando io ero in Spagna, per esempio, io avevo questa idea che io mi concentrerò nel mio apprendimento dello spagnolo. No, io non immaginavo che facesse moltissime cose nelle altre lingue, per esempio. Però dopo 2 mesi in Spagna io già potevo parlare abbastanza bene in spagnolo. Parlavo con molta gente, gli spagnoli, le persone che parlavano lo spagnolo tutti i giorni, quindi non avevo tanti problemi con il mio spagnolo. Quindi questo mi aveva aiutato, mi aveva motivato forse per passare più tempo con l'italiano, per esempio, perché io sempre avevo questa idea, questa, non so come si dice, doubt, essenzialmente. Però io avevo questo timore che io confonderei lo spagnolo con l'italiano. Per questo motivo io avevo l'idea che io studierò l'italiano quando torno dal mio anno all'estero in Spagna, per esempio. Però alla fine io avevo deciso di imparare l'italiano tutti i giorni. E a novembre dell'anno scorso io ho fatto questa decisione. Io ho deciso di imparare tutti i giorni. Quindi
Come sto imparando, come sto studiando l'italiano? Infatti sto usando lo mismo metodo che avevo usato nel mio apprendimento dello spagnolo, del portoghese, del francese. Per esempio, sto usando un'applicazione meravigliosa che si chiama Duolingo. Tutti i giorni scrivo nuove parole, scrivo cose nel mio taccuino. Qui, per esempio, io ascolto podcast, io ho trovato un podcast bravissimo che si chiama Italiano Automatico, pure c'è un canale di Italiano Automatico online, per esempio, quindi guardo abbastanza video in italiano, sto ascoltando molto, sto leggendo molto, ho due libri di storie in italiano, quindi questo mi permette praticare tutti i giorni, leggere molto mi aiuta con la comprensione dell'italiano. E quindi sì, questo è tutto essenzialmente, però quali sono i miei piani? Ho i miei piani con l'italiano, perché sempre per me è molto importante avere molta motivazione con le lingue, è importante sapere cosa volete fare alla fine dell'apprendimento, di aver passato molto tempo con una lingua, soprattutto. Quindi per me, io ho questa intenzione di viaggiare molto per Italia, sempre nel passato, molti anni fa, io avevo passato alcuni giorni in Natale in alcune città con la mia famiglia. Abbiamo passato una settimana nell'isola di Sardegna, che è una me meraviglia. Quindi sempre ho voluto che sì, volevo imparare l'italiano, e sì, adesso è il momento, e sto facendo un corso dell'italiano nella mia università, che mi sta aiutando molto. E alla fine di quest'anno, che è l'anno scorso dei miei studi, qui in Inghilterra, voglio fare un viaggio per l'Italia. Sempre ho voluto scoprire Roma, la capitale, e dopo ho questa motivazione, questa intenzione di viaggiare per il nord, credo a Firenze, a Verona, dove conosco buon amico. Io ho un altro amico che va a studiare a Trento, in questa città, quindi forse io scopro Trento, però mi piacerebbe scoprire Torino, Milano. Quindi ci sono moltissimi posti che mi piacerebbe visitare, anche se non è possibile scoprire tutto in una settimana o in più di una settimana, però ho questa intenzione. Quindi spero che questo primo video, tutto in italiano, vi sia piaciuto. Non è stato così facile per me, è stata una sfida, però sono molto contento che ho potuto produrre un video tutto in italiano. È una buona marca del mio progresso con l'italiano, e sono certo che produrrò molto, molto, molto più video in italiano. È una lingua bellissima, mi piace, amo tutto nella cultura italiana. Italia è un paese bellissimo, quindi sì, io produrrò moltissimi video in italiano durante i prossimi anni, ne sono certo. Però sì, spero che questo video tutto in italiano vi sia piaciuto. E sì, per favore, se voi avete dei consigli sul mio italiano,
Sono certo che ho fatto alcuni errori, quindi per favore voglio sapere i tuoi, sì, i vostri commentari, i vostri consigli sul mio italiano. E quest'anno sì, migliorerò molto, quindi sì, è un processo lungo e migliorerò molto, ne sono certo. Però ciao e alla prossima!